Che sono queste campane? Dagnone scommetto. È obbligato. Giustamente. Sono i dagnoni che fanno. Dove girate, avanti?
Thank you.
ragazzi, su le mani, 1, 2, 3, 4, la 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 la. Thank you.
Saltarello è un ballo tipico che si ritrova su tutta la costiera adriatica, più o meno dalle Marche fino alla Puglia, e naturalmente si spazia in tutto il sud Italia. Si rifà molto probabilmente alla pizzica e tramite, molto probabilmente, ma non è la stessa cosa, però lungo i tratturi si contamina sicuramente con altre movenze, con altri balli, e forse l'origine addirittura si perde nella notte di tempo. Naturalmente anche questo è un ballo di corteggiamento, un ballo faticoso, ce lo gustiamo insieme col gruppo Folclore Guagnone, anche se lei dice di no. Non è la pizza. Nel libro della ragion pastorale di Stefano Di Stefano, che sicuramente conosce, è riportato nel secondo volume questa bellissima storia. Quindi vabbè, facciamo un po', puntualizziamo anche nella storia, un po' di cultura non guasta mai. Allora, godiamoci questo momento con i ragazzi del gruppo Folklore Guagnone, se sono pronti. Perdono un po' l'orizzonte quando non c'è un palco a cui fare riferimento. Facciamo un applauso a questi nuovi piccoli che fanno parte di questo gruppo. Ci sono, diciamo, più grandi, poi ci superato la sostanzia, e che devono ottenere il loro passo, e naturalmente loro che si fanno e continuano questa tradizione. Quindi buon divertimento a tutti! Carnevale, perché si porta? Insalata teniva allora. Lo prosciutto teniva a pois. Carnevale, pozzes, pois. Carnevale, pazzo. Salve il nudo, Rumatarazzo. E la moglie fatta spirito. Salve il nudo, la sesa in pietra. Carnevale l'allegria, hai entrato la massa via, per parlare con la mia bella, che è una vana saltarella. E mai a cavare randiglie, e la fruscia raura, la fruscia raura. E quando manca mio e sa bene pensare a mio, la brusca lavora, così è fatta cena. E quando manca mio e sa bene pensare a mio. Tu porco e macchine, la salsiccia ne va fa. La salsiccia ne va fa, un giorno vai a trovare, vieni a luce che ne ballotte, che ne balla tutta la notte. La salsiccia ne va fa. Alla tua rada, alla mezza d'aia guardata, sembriva la gelata, tu voleva la nuvage, e la vicina bascia della mattina la balla la saltarella, sembriva la gelata, tu voleva la nuvage, e la vicina bascia della mattina la balla la saltarella. We'll be right back.
Forse
con un loro cenno il loro amore proseguiva. Voi due amate? No. Buon per lei. Allora, gruppo è un ballo di corteggiamento. Anche questo. Anche questo, che veniva fatto in un paesino vicino a Agnone, una dove? Frazione di Agnone, Villa Canale. Ma da voi i balli di duello non ci sono mai stati? Di duello? No, di duello. Solo la Spallata e Schiavi d'Abruzzo. La Spallata è pure nostra, oh! Ma tutto quanto ci prende, la Spallata veniva, ma noi siamo abruzzesi fino al 1811, Agnone era. Signore, io sono presidente. Vabbè, tu stai per la cuna. Vabbè, non fa niente, poi ne parliamo. Forse neanche lo sappiamo bene. Vabbè, non fa niente, non è un voglio fare problemi. Si parla anche no. Falla girare. Falla girare, no, la foto. La foto che ti ho mandato, condividila. Sì, ma fino a qua non mi prende molto. Ma parlo di corteggiamento, usci mi ha messo
poi. Thank you.
veramente riprende il ritmo della musica, solo che quando è giunta a noi è stata un po' travisata, cioè praticamente fanno delle strofette anche peccaminose all'interno, quando poi la vera storia, quella di Castiglione, è la storia di una sposa che si veste dall'altare, mentre questa nostra sono tante strofette castiglionesi, Botta e Ranganda si chiama, cioè praticamente c'era un gruppo che cantava a valle e l'altro che cantava a monte e si scambiavano. Quindi diciamo che la Castiglione ci assume questa fisionomia. Fatemi offrire una cosa. È importante. Fatemi la parola,